È giugno, la festa dei Gigli è ormai alle porte, ma la villa comunale di Nola resta interdetta ai cittadini ed è così da 2 anni. La sua chiusura è dovuta ai vincoli posti dalla soprintendenza e ad un'inchiesta della procura attualmente in corso per presunte irregolarità nella gestione amministrativa da parte del comune relativamente al taglio di alcuni alberi ritenuti pericolanti. Ad un anno dal sequestro della villa, intanto si formalizza il comitato civico Salviamo il Montezuma per rappresentare gli interessi dei cittadini nei confronti del Ministero dei Beni Culturali e per seguire l'inchiesta giudiziaria e l'eventuale processo penale. I primi ad aderire sono stati i rappresentanti dell'opposizione in consiglio comunale. Per noi è rimanere orfani stare senza la villa comunale a Nola, perché abbiamo la necessità non solo di trascorrere il tempo libero, ma era proprio un punto focale, era un punto di incontro, era un sistema per incontrare le persone, perché le persone potessero incontrarsi, perché la piazza è piazza ma è anche villa comunale e si potrebbe sicuramente riuscire ad ottenere un provvedimento di riapertura della villa transennando, ponendo appunto quei giusti rimedi affinché la villa non possa essere frequentata nella sua interezza se effettivamente vi sono delle pericolosità. Stiamo spingendo affinché la sovrintendenza intervenga e chiarisca una volta per tutte che è un bene che è soggetto a vincolo paesistico culturale, quindi nel caso in cui intervenisse questo tipo di vincolo le procedure sarebbero molto più certe. La villa comunale è chiusa perché l'amministrazione comunale è capeggiata da un sindaco assente.